Benvenuti alla prima lezione del corso di microbiologia alimentare. Spero che abbiate seguito la presentazione del corso, così capite un attimino che cosa appunto trattiamo in questo corso, alcuni degli aspetti più importanti che tratteremo e approfondiremo da un punto di vista strettamente biologico. Quindi è un corso di microbiologia alimentare, ma la microbiologia alimentare può anche essere infinita, quindi detto in altri termini, come potete già vedere nell'introduzione, parleremo appunto dei microorganismi che vivono in simbiosi con noi nel nostro corpo, e quindi in particolare quei microorganismi che vivono nel tratto alimentare. Vedremo che cosa fanno, cosa non fanno, perché sono importanti, qual è la loro interazione con l'ospite, come interagiscono, come vivono. Vedremo il loro patrimonio genetico, quindi i loro genomi, in base ai fila di microrganismi che tratteremo. Vedremo un po' che tipologie di geni sono presenti, cosa codificano, cosa fanno le proteine che codificano, e così via. Naturalmente io do per scontato, come vi ho già detto nell'introduzione al corso, che dobbiate conoscere un po' di microbiologia generale e un po' di microbiologia sistematica, perché non sto lì in questo corso a dirvi ovviamente come è fatto un batterio, cosa significa gram positivo, gram negativo, e qual è la parete batterica, cos'è la parete batterica, la differenza tra peptidoglicano e così via, com'è costituito, la differenza tra archea e batteriche, dovreste sapere molto ma molto bene. Ecco, non sto a dirvi tutte queste cose, cos'è una spora batterica, chi più ne ha più ne mette, perché sono cose che sono trattate in un corso di microbiologia generale. Quindi se vi serve quello, avete bisogno di quello, richiedetemi il corso. E nemmeno le varie classi di batteri, i vari fila di batteri nel dettaglio, ecco, non tratteremo tutti i fila di batteri, perché quello è un corso che fa parte appunto di quella che è la microbiologia sistematica. Qui tratteremo quei fila di batteri che appunto convivono con noi, vivono in simbiosi con noi, fanno parte della nostra flora batterica. Ecco, quindi come premessa vi avevo detto il numero di microrganismi, ecco, un po' per dare qualche numero, che sono veramente numeri astronomici. Pensate che il numero di microrganismi che oggi popolano il pianeta, la nostra Terra, è di circa 10 alla 30, 10 elevato a 30, questo significa 1 seguito da 30 zeri, quindi pensate quanti miliardi e miliardi e miliardi e miliardi di microrganismi popolano il pianeta. In pratica il pianeta è totalmente ricoperto da microrganismi, anche se non li vediamo, mi pare ovvio che non li vediamo, perché non riusciremo nemmai a vederli se non tramite il microscopio ottico o il microscopio elettronico a trasmissione o a scansione che sia, quindi tramite metodiche di microscopia. Non li vediamo, il nostro nervo ottico non li percepisce, più che ovvio, però ci sono e però ricoprono in pratica il nostro intero mondo, e sono proprio tutti questi qui. A noi però adesso non interessa naturalmente approfondire tutti i microrganismi che ricoprono l'intero mondo, che popolano l'intero mondo. Come vi ho già detto, questo sarebbe un corso di microbiologia sistematica, se ne avete bisogno richiedetemelo. A me interessa farvi comprendere delle cose più particolari, più pertinenti a microbiologia alimentare, quindi quei microrganismi che fanno parte della nostra flora, quei microrganismi che formano il microbiota e il microbioma umano nel nostro tratto intestinale. Adesso inizieremo a vedere un po' di terminologia. Ecco, vedete questa bella immagine, vi fa proprio capire come appunto questo concetto che voglio trasmettervi. Il mondo è letteralmente ricoperto da microrganismi, stando in ogni dove, ovunque, in qualsiasi ambiente. Mi raccomando, tutte queste foto di microscopia sono tutte mie, quindi se avete bisogno di foto di microscopia, sia queste che vedete, sia tantissime altre che vedremo, e tutte quelle che comunque sono presenti nei miei corsi sono mie, anche se non metto il nome affinché voi possiate vedere le immagini meglio, non è bello magari scrivere copyright, nome, cognome e così via. Però ricordatevi che se dovete utilizzarli per tesi di laurea o pubblicazione o altro, nel modo più assoluto dovete richiedermele. Quindi avete i miei contatti
e avete tutto nella descrizione del video e quindi allora mi contattate. Come vi dicevo, questa era una semplice immagine per farvi comprendere questo concetto, il numero enorme di microrganismi nel mondo. Nel nostro corpo sono presenti 100 trilioni di cellule microbiche. State attenti perché 100 trilioni di cellule microbiche residenti all'interno del nostro corpo che convivono con noi non è un numeretto così trascurabile, anzi è una cifra, 100 trilioni è una cifra astronomica. State attenti perché voi dovete considerare che in pratica tutte queste cellule sono 10 volte il numero totale delle nostre cellule, quindi in definitiva comprendete come tutti i microrganismi che vivono dentro di noi, da un punto di vista cellulare, sono 10 volte di più rispetto alle nostre cellule stesse. Quindi immaginate questo numero, non è un numeretto da trascurare, ma diventa un numero veramente di enorme importanza. Ed ecco perché dobbiamo conoscere almeno un po' gli aspetti di tutte queste cellule, di questi 100 trilioni di cellule microbiche che convivono con noi. La maggior parte di essi sono comunque batteri benefici per la nostra salute, fanno tantissime cose per noi, poi lo vedremo nell'arco di questo corso. Quindi senza di loro non potremmo assolutamente vivere. Conoscere loro significa conoscere come farli star bene, quindi conoscere di conseguenza come sapere come noi possiamo stare meglio, quindi prolungare la nostra vita, prevenire ed eventualmente, naturalmente, prevenire una marea di patologie che potrebbero insorgere se sono presenti squilibri, ecco, all'interno del microbiota e del microbioma umano. Adesso, come vi dicevo, vedremo cosa significa microbiota, microbioma umano. Quindi un po' di numeretti li dovete sapere, anche perché quando diventano così significativi, è bene che voi li sappiate. 100 trilioni di cellule microbiche convivono con noi nello stesso, quindi all'interno di ogni essere umano sono presenti 100 trilioni di cellule microbiche, e questo significa un numero 10 volte maggiore rispetto alle nostre cellule. Ancora un po' di numeri per farvi comprendere quanto possa essere incredibilmente vasto questo universo che vive dentro di noi. Il nostro genoma, come sappiate, spero che lo sappiate, è formato da circa 3 miliardi di basi, sono 3 miliardi di basi circa, le basi appunto che costituiscono l'intero nostro genoma, quindi il genoma di ogni essere umano è formato da circa 3 miliardi di basi. Ma i genomi di tutti i microrganismi presenti all'interno di ogni essere umano sono circa 500 miliardi di basi, e c'è una bella differenza nell'informazione genetica contenuta in 3 miliardi di basi rispetto a quella contenuta in 500 miliardi di basi. Adesso è vero, state attenti, noi siamo molto più complessi per motivazioni genetiche che spero conosciate se avete delle basi di genetica. Questo non è un corso di genetica, quindi non sto lì a dirvi perché con 3 miliardi di basi siamo in grado di dare origine a processi metabolici e sistemi metabolici estremamente più complessi di quelli che può avere una cellula batterica. Ecco, però ho cercato un attimino di comprendere da un punto di vista numerico che tutti i microrganismi che vivono dentro di noi nel complesso hanno ben 500 miliardi di basi. La complessità di un sistema vivente però è data da ben altro. E questi aspetti, naturalmente, come vi ho detto, non li approfondisco, ma li approfondisco ovviamente nei corsi di genetica. Il nostro genoma è costituito da circa 23.000 geni, e i geni che costituiscono i genomi di tutti i 100 trilioni di microrganismi che vivono dentro di noi, che convivono con noi, sono circa 3 milioni. Ecco, vedete belle differenze, però ripeto, state bene attenti. Questo non significa che sono più complessi di noi, ovviamente. Voi dovete considerare che 3 milioni di geni li abbiamo in 100 trilioni di microrganismi che vivono dentro di noi. Noi, come singola persona, ognuno di noi ha 23.000 geni circa. Ecco, quindi voi dovete questi numeri prenderli
naturalmente tenendo conto della estrema variabilità che comunque può esserci all'interno del microbiota, del microbioma umano, dell'estrema variabilità nelle varie classi di microrganismi che convivono con noi. E quindi ognuno ha le sue strategie, ognuno ha le sue abitudini di convivenza con l'ospite, ognuno interagisce in modo diverso dall'altro, i metabolismi sono diversi e così via via dicendo. Quindi la variabilità è enorme. Adesso cerchiamo un po' di naturalmente poi approfondiremo anche i microrganismi patogeni e le strategie di patogenicità, come fa un microrganismo. E magari non tutti sono patogeni, pochi su 100 triliardi di microrganismi che abbiamo sono patogeni, le specie patogene per l'uomo sono poche, poi le vedremo e vedremo le patologie che provocano e quali sono le strategie di attacco alle cellule, quindi gli squilibri che portano. Quando può succedere che un microrganismo normale, normalissimo nostro commensale, può di punto in bianco diventare patogeno e come può e perché di punto in bianco diventa patogeno, che vedremo tantissime cose. Però adesso vorrei un attimino darvi una panoramica, questa prima lezione è un po' una panoramica, adesso vorrei darvi una panoramica sui term delle terminologie, dei termini importanti che dovete conoscere. Volevo però prima presentarvi un'ultima slide. Il nostro corpo quindi è in pratica formato per il 90% da microrganismi e soltanto per il 10% da cellule umane. In pratica siamo fatti di microrganismi, quindi conosciamoli. Vediamo però un po' di terminologia di enorme importanza per la comprensione di questo corso. Allora, come detto, cerchiamo di di comprendere alcuni concetti, almeno avere per adesso una piccola infarinatura inerente a alcuni concetti di enorme importanza. Comunque sono concetti che dovreste conoscere da tanti altri corsi di biologia e soprattutto termini come genoma e genomica o trascrittoma e trascrittomica, proteoma e così via. Tanti di questi termini naturalmente dovreste conoscerli. Comunque, indipendentemente da tutto, diamo una piccola definizione, perché è importante, se no poi quando vengono fuori questi termini, soprattutto vedremo il termine, che cosa significa metagenomica, questo lo vediamo qui. Ecco, quando comunque se vengono fuori questi termini nell'arco di questo corso, anche di altri corsi, poi allora non capite. Che cos'è il genoma? Naturalmente tutti voi dovreste saperlo, se non lo sapete è grave. Altro non è che l'insieme di tutti i geni presenti in un organismo. Prendiamo l'essere umano, il genoma dell'essere umano rappresenta l'insieme di tutti i geni presente nell'essere umano. Che cos'è la genomica? La genomica invece è lo studio appunto dei genomi degli organismi. Quindi se io parlo del genoma umano, la genomica umana è lo studio del genoma umano. E così abbiamo altri termini molto simili, per esempio il trascrittoma, che cosa rappresenta? Altro non è che l'insieme di tutti i trascritti di un organismo avente quel particolare genoma. Cos'è un trascritto? E naturalmente è gravissimo se voi non sapete che cos'è un trascritto. Voi sapete che l'informazione genetica parte dal DNA, poi viene trascritto il DNA. Se con il processo di trascrizione in che cosa? In RNA messaggero, quindi in mRNA, quindi in RNA messaggero. Mi raccomando, i concetti di trascrizione, tutte queste cose sono robe di biologia di base o di altri corsi di biologia, dopo per scontato che voi li sappiate. Quindi il trascrittoma è l'insieme di tutti i trascritti di un organismo avente quel particolare genoma. Trascrittoma umano è l'insieme di tutti quei trascritti appunto presenti nell'essere umano. E la trascrittomica è appunto lo studio di questi trascritti, quindi del trascrittoma. Cos'è il proteoma? Naturalmente rappresenta, adesso ci arrivate anche voi un po' per deduzione, l'insieme delle proteine che vengono sintetizzate da un organismo in determinati contesti cellulari.
ecco, però in determinati contesti cellulari. Per esempio, io posso parlare di proteoma della membrana plasmatica e sto ad indicare l'insieme di tutte quelle proteine che poi andranno a formare la membrana plasmatica. Proteine integrali, proteine di superficie, recettori e tanto tanto altro. Quindi il proteoma, ecco, rappresenta l'insieme delle proteine sintetizzate da un organismo in determinati contesti cellulari. Se parlo del proteoma del citoplasma, naturalmente che cosa vado a guardare? Vado a guardare l'insieme di quelle proteine che però sono presenti nel citoplasma e così via. E così abbiamo la proteomica, anche qui, anche se non l'ho scritto, che cos'è? Lo studio del proteoma di un organismo. E vediamo, passiamo al concetto di microbioma, che cos'è? State attenti, rappresenta l'insieme dei genomi di tutti i microorganismi in un certo ambiente. Per esempio il microbioma intestinale, che cos'è? Rappresenta appunto l'insieme di quei genomi di tutti quei microorganismi che vivono all'interno del nostro intestino. Per microbiota invece si intende... Che cosa si intende? Rappresenta l'insieme dei microrganismi che convivono in un certo ambiente. Per esempio, per microbiota intestinale intendiamo l'insieme di tutti quei microrganismi che vivono nel nostro intestino. Attenzione ai termini di microbioma e microbiota, perché possono sembrare uguali, ma non lo sono. In questo caso qui, cosa rappresentiamo? L'insieme dei genomi dei microrganismi che vivono in un certo ambiente. In quest'altro caso, nel caso del microbiota, rappresentiamo l'insieme dei microrganismi, quindi non dei genomi dei microrganismi. Studiamo i microrganismi in quanto tale che sono presenti in un certo ambiente. Se io studio il microbioma intestinale, studio i genomi dei microrganismi presenti nell'intestino. Se io studio i microrganismi intestinali, allora studio il microbiota, quindi studio, se studio il microbiota, studio i microrganismi che convivono con noi, ma dove? Nell'intestino, se studio il microbiota intestinale, e così via. Quindi state bene attenti a questa piccola differenza. Vediamo adesso un importante concetto, che è quello di metagenomica. Cerchiamo quindi di definire meglio il concetto di metagenomica. Allora, vi ho scritto qualcosina, quindi la leggiamo e diciamo qualcosa. La metagenomica studia l'insieme dei genomi di tutti gli organismi che sono presenti in un certo ambiente ben definito, attenzione. Quindi, indipendentemente dal sapere a quale specie appartengono. Facciamo un piccolo esempio. Io prendo un campione intestinale, per esempio, e sequenzio tutti i genomi che trovo dentro, quindi tutti i genomi di tutti i microrganismi che trovo dentro. A me non interessa sapere quali microrganismi sono dentro, a me interessa soltanto ed esclusivamente sequenziare i genomi che sono presenti in quell'habitat. Quindi, indipendentemente dal fatto che si tratti di DNA umano, posso trovare DNA umano, batterico, di funghi e così via, tanti altri microrganismi, a me non interessa questo, indipendentemente da questo, a me interessa sequenziare solo tutti i geni, quindi tutti i genomi che trovo dentro quell'habitat specifico. E in questo caso, quindi, non mi interessa sapere quali specie sono presenti e non mi interessa caratterizzarle in quanto specie, ma appunto mi interessa soltanto sequenziare il DNA che trovo in quel particolare ambiente, punto. Quindi così è possibile evitare tanti ostacoli. Perché la metagenomica è importante? Perché in questo caso è possibile evitare enormi ostacoli come, per esempio, il prelievo, l'isolamento e la coltivazione dei microrganismi. Se io vado a studiare i microrganismi residenti in un certo ambiente, per esempio nell'intestino, ecco, la maggior parte dei microrganismi è molto, ma molto difficilmente coltivabile. Quindi sarebbe uno spreco di tempo allucinante. Però allora io che cosa faccio? Non li coltivo quei microrganismi. Prendo quel campione e sequenzio direttamente i genomi presenti nel campione. Così raggiro il problema appunto dell'andare a coltivare i microrganismi. Se non sono coltivabili non so come fare, mi metto le mani nei capelli, dico quale sostanza devo aggiungere, quale sostanza devo togliere, così via. Tutti questi problemi li evito a prescindere. Ecco, quindi faccio un prelievo, sequenzio i genomi dei microrganismi presenti direttamente nel proprio habitat naturale, ecco, quindi i genomi dei microrganismi presenti nel proprio habitat naturale,
rappresentano quello che è il metagenoma, e la metagenomica studia proprio questo. Quindi studio che poi, dopo aver sequenziato con tecniche specifiche di sequenziamento adottate appunto dalla metagenomica, poi le vedremo, che cosa faccio? Studio queste sequenze geniche e cerco di trovare magari eventuali correlazioni tra i geni presenti in quello specifico habitat. Se è l'intestino, allora ho per esempio un prelievo fecale, guardo i genomi presenti lì all'interno e vedo come interagiscono tra di loro, per dire. Quindi cerco di capire come interagiscono, cerco di comprendere se sono presenti correlazioni, indipendentemente dal fatto che facciano parte dell'una o dell'altra specie. È proprio una visione dei genomi presi nel loro habitat e vedere che cosa fanno proprio nel loro habitat. Va bene, quindi più o meno l'avete capito. Questi sono concetti molto importanti che poi vi aiuteranno a comprendere meglio questo corso. Abbiamo detto che il numero stimato di batteri presenti nel nostro corpo umano, numero stimato di microrganismi presenti nel nostro corpo umano, è pari a 100 trilioni di microrganismi. E essenzialmente la maggior parte di essi fa parte di quattro fila principali. Allora, questo qui naturalmente voi tutti lo conoscete, che cos'è l'albero filogenetico universale, quindi progenitore comune. Abbiamo, vedete, poi le divisioni che hanno dato origine agli eucarioti, quindi il dominio degli eucarioti, il dominio dei procarioti, che è rappresentato dagli archea e dai batteri. E per ciò che ci riguarda, i batteri di importanza alimentare, quindi essenzialmente i batteri che sono nostri commensali, i batteri che convivono con noi nel nostro tratto gastrointestinale, soprattutto nell'intestino, poi vedremo, ecco, fanno parte di quattro fila principali. Ecco, tutti questi fila non ci interessano, ci interessano principalmente quattro, e questi sono i Bacteroidetes, quindi Filum Bacteroidetes, sono dei gram negativi. Poi abbiamo il filum dei proteobacteria, anch'essi gram negativi, e poi il filum dei firmicutes e il filum degli actinobacteria, sono entrambi due fila di batteri gram positivi. Invece mi raccomando, è la colorazione di gram, è la distinzione tra batteri gram negativi e gram positivi, la doppia è scontata, quindi la loro struttura e quant'altro. Come vi ho già detto, questo non è un corso di microbiologia generale, quindi sono cose che dovete sapere, compreso naturalmente il significato dell'albero filogenetico universale. Spero che voi, per voi, che lo sappiate. Quindi qui abbiamo evidenziato essenzialmente i fila principali batterici nel nostro albero filogenetico, ed ecco qui vi ho ulteriormente rappresentato, cerchiato in rosso, i quattro principali fila batterici, dove collocate questi tutte le specie di batteri che convivono con noi nel nostro tratto gastrointestinale, come poi vedremo. Quindi per adesso questa è una panoramica, poi piano piano approfondiremo il tutto. All'interno dei firmicutes gram positivi sono presenti per esempio i lattobacilli, poi ecco lattobacilli, batteri lattici in linea generale, batteri lattici è un nome che mettiamo tra virgolette, poi parleremo, ecco, inizieremo ad approfondire a breve i batteri lattici e vedremo un bel po' di cose. Quindi qui dovete ricordare soltanto questo, è un attimino una slide panoramica. I batteri più rappresentativi nel nostro organismo, nel nostro tratto alimentare, sono Bacteroidetes e Proteobacteria, che sono gram negativi, Actinobacteria e Firmicutes, che sono gram positivi. Mi raccomando la tassonomia, perché poi quando andremo ad approfondire le specie batteriche proprio più nel dettaglio, ecco, per quelle che ci interessano, anche comprese anche quelle che sono patogene, che fanno comunque parte anche di questi quattro fila, e io do per scontato che voi conosciate la tassonomia, quindi filum, subfilum, ecco, regno, filum, subfilum, classe, ordine, famiglia, genere, specie e così via, ecco i principali taxa. Quindi mi raccomando,
state attenti, se non ricordate queste cose, allora andate a riprendere i concetti base di tassonomia, perché è di grande importanza. Se io vi parlo del Filum Bacteroidetes, se voi non sapete che cos'è un filum, allora vi cade un mondo intero, quindi è inutile anche seguire questo corso. Allora diamo un breve sguardo agli attinobatteri, proprio un brevissimo sguardo, perché sono cose poi che approfondiremo piano piano nell'arco del corso. Quindi questi batteri, naturalmente la tassonomia quale regno Bacteria, filum Actinobacteria, rappresentano un intero filum. Sono dei batteri gram positivi, quindi positivi alla colorazione di gram. Hanno un alto contenuto di guanosina e citosina nel loro genoma e alcuni hanno crescita miceliare, possono avere crescita miceliare, quindi questa caratteristica formazione del micelio, per esempio i generi Streptomyces, genere Nocardi, eccetera, e altri non hanno questa caratteristica crescita miceliare, come per esempio il genere Gardnerella, il Corynebacterium, il Propionibacterium, eccetera, e così via. Allora, sono più che altro batteri filamentosi e qui vedete alcuni rappresentanti, alcuni generi rappresentanti di questo filum. Quindi prendiamo, ricordate, la Gardnerella, attenzione qui, adesso la Gardnerella è rappresentativa di questo filum, è patogena, però non ha nulla a che vedere, anche se l'ommessa non ha molto a che vedere con il tratto gastrointestinale, dal momento in cui più che altro provoca patologie vaginali alla vagina, quindi è rappresentativa comunque di questo filum, e quindi ricordiamo il genere Gardnerella. E l'ordine Bifidobacteriales, ecco, prendiamo il genere Gardnerella, ordine Bifidobacteriales, famiglia Bifidobacteriacee, genere Gardnerella. I bifidobatteri, poi parleremo dei bifidobatteri in seguito in questo corso, e dovrò spiegarvi un bel po' di cose, perché è una classe di un gruppo di batteri molto importante, quindi vedremo un po' di storie di questi bifidobatteri, perché si batteri bifidi, e vedremo adesso quella che è però la vera tassonomia rispetto a come erano classificati storicamente e l'importanza che hanno nel nostro tratto intestinale. Poi abbiamo il Corynebacterium, quindi ordine Actinomycetales, famiglia Corynebacteriacee, genere Corynebacterium. Le specie di questo genere Corynebacterium causano difterite, poi vedremo e approfondiremo questo aspetto. E altri rappresentanti li vedete qui, lo Streptomyces, il Mycobacterium e così via. Vi ho detto che è una panoramica molto molto breve, perché qui vorrei approfondire adesso, togliere di mezzo questa panoramica e vedere i Firmicutes, perché vorrei approfondire un bel po' i batteri lattici. Quindi per adesso essenzialmente questa qui prendetela come panoramica. Adesso noi dobbiamo fare una panoramica, dobbiamo cercare di fare un po' d'ordine, perché esistono migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di generi batterici, di batteri, e quindi dobbiamo cercare di comprendere quali ci interessano un attimino. Il filum degli Actinobatteri è proprio uno dei fila, dei quattro fila che abbiamo prima visto, che ci interessa perché molti rappresentanti, molte specie batteriche colonizzano il nostro tratto alimentare, e poi appunto, come vi dicevo, vedremo molto ma molto bene nel dettaglio in questo corso. Anche qui una brevissima panoramica sui Firmicutes, dal momento in cui approfondiremo molto nel dettaglio i batteri lattici, perché i batteri lattici poi, come vedremo, fanno essenzialmente parte del filum Firmicutes. Quindi la tassonomia, i Firmicutes fanno parte del regno naturalmente Bacteria, sono un filum, abbiamo visto prima, filum Firmicutes, sono dei batteri gram positivi, come gli Actinobatteri, anch'essi gram positivi, hanno questa volta un basso contenuto
in guanina e citosina, meno del 50%, 60% circa di contenuto in guanina e citosina, e sono grandi colonizzatori del colon, quindi del nostro intestino, in particolare del colon, poi lo vedremo meglio. Allora, tra quelli che hanno la parete cellulare, ricordiamo, ecco, i batteri Firmicutes sporigeni, quindi formano spore, e quelli che di spore non ne formano. Mi raccomando, io do per scontato che voi conosciate che cosa sia una spora batterica e per quale motivo il batterio è in grado di mettere in atto queste strategie. Questo lo do per scontato, o dai corsi naturalmente di microbiologia generale. Tra i Firmicutes sporigeni abbiamo i bacillales, e tra i Firmicutes non sporigeni i lactobacillales. Vedete qui una piccola tassonomia che vi ho messo, così non vi confondete e non vi disperdete con tutti questi nomi. Come li classificate? Per quanto riguarda i bacillales, regno bacteria, filum Firmicutes, classe bacilli, ordine bacillales. Per quanto riguarda i lactobacillales non sporigeni, vedete, sono lactobacillales, sono non sporigeni, non formano spore. Ecco, quindi la tassonomia qual è? Regno bacteria, filum Firmicutes, classe bacilli, sempre la stessa classe, ordine lactobacillales, cambia l'ordine. Poi vedremo le famiglie, i generi e le specie principali, e che poi andremo ad approfondire in particolare le specie più importanti, e ci addentreremo nel dettaglio appunto in quelli che sono i batteri lattici, che essenzialmente sono lactobacillales. Ecco, perché questa è proprio una panoramica molto generica, perché poi a partire dalla prossima lezione approfondiremo i lactobacilli da un punto di vista strettamente biologico, quindi vedremo cosa fanno, che cosa non fanno, qual è il loro metabolismo, qual è come è composto il loro genoma, e cercheremo di capire tantissime cose per quanto riguarda, sempre mi raccomando, la relazione che c'è tra loro e noi, quindi loro in quanto nostri commensali e i rapporti che hanno con l'ospite. Va bene così. Per adesso vi auguro buono studio, alla prossima.